So run away now, who could tell what you see? There's nothing in the world that you couldn't be.
kiss and you get bit. That girl's a genius. La grinta, l'energia e la voce di Nick Chester, il nostro ospite musicale di questa sera, che ci ha proposto She Is a Genius, hanno acceso i riflettori su una nuova puntata di Luce Social Club. Bentornati, buonasera Gianni. Buonasera Martina, buonasera a tutti voi. Martina, in questo percorso a slalom un po' di metafore sulla regia le abbiamo incontrate, no? Assolutamente. Il vigile, il capitano della ciurma, l'aguzzino, il tessitore. E anche il fatto che per esempio in una band musicale non è sempre detto che sia il frontman a fare il regista. Anzi, il più delle volte non è così. Devo dire, è stata una puntata ancora una volta interessante, che si chiude come al solito con la musica, quella di Nick Chester, che ci propone God Knows. E noi come al solito ci vediamo la prossima settimana sempre qui a Luce Social Club su Sky Arte. Ciao. Ciao. This world can be cold. Is it time to start asking? You're asking for more. Should I try and walk away now? Or do I break down and crawl? He don't leave me hungry, no.
però alla volta dell'ospite musicale di questa puntata, un musicista di origine australiana che da qualche anno si è trasferito a Milano, e alla domanda che cosa porterebbe con sé su un'isola deserta risponde in genere dei dischi dei Beatles e di Cat Stevens. Eclettico, energico, curioso, con i Jet ha conquistato il mondo vendendo più di 6 milioni e mezzo di dischi. Dall'Australia all'Italia, passando per Berlino, ha collaborato con il cantante dei Muse, il chitarrista dei Blur, oltre ad essere il frontman di una super band tutta italiana. Nick Chester oggi ha un nuovo progetto definito da lui stesso colonna sonora di un libro per bambini. Torneranno anche i Jet in futuro. Nick Chester, benvenuto nel club. Grazie. Sono davvero contento di averti con noi. Anch'io. Ho detto Nick Chester, ma forse dovrei dire Nick Chester. Ah, sì, vero. Perché mi piace ricordare che tu hai origini metà trevisane e metà friulane da parte dei nonni. Ma sei diventato famoso, come diceva la scheda, soprattutto per essere stato il frontman dei Jet. La domanda della scheda era: ci saranno di nuovo i Jet? Non credo, a questo punto non c'è... Non credo. No. Peccato. Ma... Va bene, parliamo dopo dei Jet, perché adesso ci concentriamo sul tuo nuovo lavoro, il tuo secondo album da solista, diciamo, se lasciamo da parte i due album che hai pubblicato con i Jaded Hearts Club, di cui parleremo dopo. Si intitola The Skipping Girl e la cosa bella è che appunto è un album, insomma un disco collegato a un bellissimo libro per bambini con delle illustrazioni fantastiche di Ricolli Rosazza. Allora, intanto ti chiedo, come mai hai optato per questo tipo di progetto? Abbastanza insolito. Ma io sono diventato papà 3 anni fa. E durante, di Matilda, vero? Esatto, sì. E durante il lockdown ovviamente è stato un periodo molto duro. E io volevo... Ma è diventata la mia responsabilità di cercare modi per... perché era potenzialmente un periodo molto noioso per lei, quindi io ogni sera ho iniziato a creare storie diverse per lei. È venuta in mente questa idea perché alla base di questa storia c'è un'insegna che è vera, che esiste in Melbourne, la mia città in Australia, e ho sempre pensato che è bellissima. È vera, è bella, però piena di melancolia per me, perché c'è una tristezza, perché questa ragazza è sempre bloccata in questo loop che non va da nessun parte. È sempre pensato che potenzialmente c'è una storia. Una storia che in effetti tu sviluppi in questo bel libro animato e che fa da colonna sonora appunto allo stesso libro, il disco intendo, 9 tracce in cui c'è un po' di malinconia, sì, in sì, effetti. La cosa che mi ha colpito di questa storia, molto delicata, molto bella, è come dire la morale finale del libro, che dice "You need to live in order to learn how to live", cioè bisogna vivere per capire come vivere. Tu, arrivato a 42 anni, che cosa hai capito della vita? Come bisogna vivere? Cosa hai capito? Ma non lo so, però ma ho vissuto una vita piena, piena di esperienze che almeno io vorrei pensare che ho qualcosa da dire alla mia figlia. È tutto dentro questa storia, ogni brano praticamente è un episodio nella vita di questa ragazza che è legato a un'emozione, a un colore. Dopo ogni esperienza impara qualcosa al fine, perché sì, diventa così questa ragazza riesce a sbloccarsi da questo loop e diventa umana praticamente. Grazie anche che ci hai proposto in anteprima assoluta Cry Baby, che è uno dei 9 brani appunto del tuo nuovo album. 4 dei brani appunto di The Skipping Girl fanno parte anche della colonna sonora di Notte in Bianco, Bacio e Colazione, un nuovo film diretto da Francesco Mandelli, così come I Know the Monster faceva parte della colonna sonora della Profezia dell'Armadillo. Insomma, hai un bel legame con il cinema. Ma ho fatto la prima esperienza, ho fatto un brano per il Spider-Man, il secondo Spider-Man, che per me è stata la prima esperienza scrivendo per film, ma mi piace avere esperienze nuove,
Certo. Non voglio essere in loop come queste ragazze. Certo. E a proposito di colonne sonore, questo album, se non sbaglio, è stato registrato con l'orchestra di Ennio Morricone. Sì, qui a Roma, sì. E che emozione è stata? È stato un periodo, ma pensi che è la prima cosa che ho fatto dopo il lockdown a Milano, quindi già il fatto che potevo uscire da Milano in treno, andare in ristorante. Già quello, cioè, era una bella botta di vita. In più di andare nello studio di Morricone, che anche quello è molto storico. Certo. E registrare con questi bravissimi musicisti è stato emozionante, assolutamente. Allora, lo sentiamo che parli benissimo italiano, abbiamo ricordato le tue origini italiane, insomma vivi a Milano adesso, hai vissuto per un periodo a Como dopo un periodo a Berlino e conosci bene anche la musica italiana, nel senso che sì, hai collaborato anche alla rimasterizzazione dell'album degli After Hours, uh-huh, Hai paura del buio, so che ami molto un personaggio come Brunori Sasso, sì, con cui... Mi ha scritto 5 minuti fa. Ah, vedi, vedi, anche lui è stato nostro ospite, ah, sì, tra l'altro, sì. So che nel teatro più piccolo del mondo, Vetriano, in provincia di Lucca, avete fatto una session in cui avete suonato Monna Lisa di Ivan Graziani. Sì, sì, sì. La conoscevi già questa canzone? No, è stato Brunori che mi ha suggerito quel brano. Sì, però, come dicevo prima, per me è sempre un piacere. Io già ho vissuto una vita come musicista, un frontman di un band rock, quindi ogni volta quando c'è la possibilità di avere un'esperienza nuova, ci sono. E per te che hai riempito gli stadi, hai suonato davanti a migliaia di persone, suonare in quel teatrino così piccolo... Quello per me è interessante. È stato bello, immagino. Sì, sì, sì. Tra l'altro con una super band in cui figurano Sergio Carnevale dei Blue Vertigo, Daniel Plants, che abbiamo visto anche qui, che fa parte dei Selton, Adriano Viterbini, che era qui con te questa sera, che è qui con te questa sera, Raffaele Scogna, insomma, una band meravigliosa con cui tu ti sei trovato subito a tuo agio. Sì, io dico sempre che io sono il musicista peggiore nel mio band. Beh, caspita, se tu sei il peggiore con questa voce, poi una voce davvero importante, importantissima, un nonno tenore, giusto? No, sì, Ercole Cestere, mio nonno, che sì, era un tenore. E per te che cos'è la voce? Che cosa rappresenta la tua voce? Ma è una finestra in cui si può vedere l'anima della persona, secondo me. La tua è un'anima bella forte, eh? Sì. Anche un po' graffiante, devo dire, però potente. Sì, ma questa è una cosa che devo dire che sono fortunato di avere... questa voce che non ho mai studiato, non ho fatto niente, però con questa voce riesco a spiegarmi in modi diversi, anche morografiato, però anche dolce quando voglio, quindi infatti sono fortunato. Con i Jaded Arts Club, che è una band di cover formata tra l'altro da Matthew Bellamy, da Graham Coxon, insomma da grandissimi musicisti, avete fatto cover di pezzi dei Beatles, sì, dei Rolling Stones, insomma di tantissime band. Com'è confrontarsi con quel tipo di voce? Ma quello è difficile perché ovviamente mi sono trovato in una posizione dove io devo suonare, ma sono i brani più classici mai scritti dai musicisti più bravi nel mondo, quindi non è stato, avevo un po' di ansia prima di iniziare quel progetto in verità. Insomma, sì. Però mi piace la sfida anche. Ottimo. Allora, facciamo un passetto indietro per continuare a parlare di te e vediamo una breve clip. Ok. Come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Inevitabile riproporre quello che è forse il brano più famoso dei Jet, tratto da Get Born del 2003. Che effetto ti fa a riascoltarlo dopo tanti anni e rivederti? Pieno di memorie, ma l'ultima volta che... Ma infatti stasera per me è stata la prima volta in tantissimi anni che ho suonato un brano dei Jet stasera. Ma suonare in generale, dopo la prima volta che ho suonato dopo questa pandemia è stata stasera. Suonare un brano dei Jet e vedendo questa roba qua. Pieno di memorie. Allora, quell'album, Get Born, vendette, credo, 3,5 milioni di copie, qualcosa del genere. Uh-huh. Una canzone che tutti abbiamo ascoltato in tutto il mondo. Qual era la forza, secondo te, di quel brano? Non lo so, però... quel disco, Get Born, in generale, siamo riusciti a... non so come spiegare in italiano, però capture a lightning bolt in a jar. Sì, siete riusciti praticamente a mettere un fulmine in una lampadina. Sì, che è una combinazione, eravamo molto giovani, pieno di ambiziosi e carichi, quindi è il momento, anche il timing del quel progetto in generale era tutto perfetto. Tre dischi con i Jet e poi vi siete sciolti. Hai mai rimpianti? Cosa vuol dire rimpianto? Cioè che pensi di aver fatto la cosa sbagliata? Sai che quando succede, per tutti i motivi per cui sì, abbiamo trovato successo, ma anche c'era anche delle debolezze, erano anche presenti in quel momento, perché eravamo troppo giovani, ambiziosi, quindi per tutti questi motivi è stato anche... È stata un'esperienza bella, intensa, che però a un certo punto si è esaurita. Ma secondo me anche la vita di un band non deve durare per sempre. Io mi sento confidente che abbiamo fatto il periodo giusto e ci siamo sciolti al momento giusto, come un fiore, capito? Che a un certo punto sfiorisce. E sarebbe peggio di andare avanti senza, in un modo finto, senza quell'energia, quell'anima che c'era all'inizio. Quello sarebbe peggio, secondo me. Ti faccio un'ultima domanda, perché il tema di questa puntata è la regia. Mm-hmm. In una band, chi è il regista, è il frontman? Nel tuo caso, nei Jet, ad esempio, ma anche nei Jaded Hearts Club o quando vai a suonare con i Milano Elettrica, chi è che tiene un po' le fila di tutta la situazione? Ma è diverso in ogni band è diverso dall'altro, ma con i Jet, al cuore del band è sempre stato io e mio fratello. Anche quel conflitto è stato una delle cose che è stato un aiuto all'inizio, però alla fine la cosa che è stato distruttivo. Ma con i Jaded, ma quello in band può parte dalla normalità, perché stiamo facendo i cover, quindi sì, non c'è conflitto fra i songwriters. C'è grande divertimento lì, esatto, di è più fondo. Una roba perché nessuno, non è necessario per nessuno di farlo, quindi è più, lo facciamo solo per motivi puri. Ma con il Milano Elettrica mi piace essere solista, perché posso esistere da solo, come sì, che per me è un'esperienza nuova, certo, e mi piace in questo momento, ma chissà nel futuro che mi mancherai probabilmente avendo un partner o... Certo, non lo so. Una band di supporto, insomma. Allora Nick, grazie davvero per averci portato The Skipping Girl. E in bocca al lupo per insomma la promozione, speriamo un tour magari con questo. Spero anch'io. Speriamo. Ti faccio un'ultima domanda, cioè che rapporto hai con il teatro? Ci vai? Ti piace andare? Sì, mi piace molto, ci sono tanti in Melbourne e da quando ero giovane mi piaceva andarci, perché mi piace musica in generale, arte in generale, non solo rock, non solo soul, non solo cantautore, mi piace tutto, fatto bene. Bene, ottimo. Allora noi adesso ti facciamo conoscere una famosa autrice e regista teatrale che lavora con i più grandi enti teatrali italiani. Ok. E grazie. Grazie a voi.